Ciao amiche e amici dalla vostra gatta Luna. Sono andata come tutti i mesi a fare le sopracciglia da Sephora o Sephora o Sephora, vabbè. E ho preso delle cosine, non vi aspettate niente di che. Allora ho preso che mi serviva, quella che io ormai tutta vecchia consumata, un Tangle Teaser e la spazzola districante, famosissima, questa è quella più piccola, compatta, che si richiude, vedete, con questa specie di piccolo coperchietto, si può portare anche in viaggio, vabbè. Ed è in questo color sirena, direi, e costa 16 euro. Poi io sempre ho lo sconto, ok, va bene. Poi, questo è il nuovissimo, nuovissimo prodotto di Benefit, è uno dei loro blush e anche gloss, è una tinta, insomma. Ed è un colore inedito, una specie di rosa molto, molto bello, molto nuovo. E questo qua, diciamo, adesso io mi sto preparando all'estate, voglio essere ottimista e pensare che riusciremo a fare le vacanze. Quindi questo con un po' di abbronzatura, anche senza mettere fondotinta, tic tic, un po' di questo su guance e labbra e siete a posto. Poi ho preso questo, che il tonico stava per finire. E questo prodotto appena uscito, cioè uscito da relativamente poco tempo, di Fenty Skin, ed è la Fat Water, che credo voglia dire acqua grassa. Io credo sia un tonico, se non vado errato. Riduce all'istante la visibilità dei pori, attenua le macchie scure, tonifica la pelle per un effetto uniforme e antilucido, mantenendola idratata. Sì, fa quello che promette, è buonissima. Io ne ho provato una Travel e adesso l'ho presa. Questa costa, un boccettone grande. Allora, il rossettino, sì, il blush liquido costa 18 euro e la Fat Water 20. Ok, poi cos'è che ci sei? Che ho preso ancora? Vediamo. Vediamo cosa ho preso qui. Questo è quel primer che uso tutte le sere prima, diciamo, nella skincare serale per le sopracciglia. Effettivamente le fa crescere forti, lucide. A me sono tanto migliorate applicando questo. Lo uso ormai da parecchio tempo. Uno di questi primer praticamente sono come dei pennarelli da cui esce un po' di gel ruotando la base e questo qui vi dura con un utilizzo quotidiano 2 o 3 mesi. Ne basta ovviamente pochissimo sulle sopracciglia. Poi vediamo un po' cosa ho preso. A me sembra basta. Aspetta, questo qua. Che è uscito tardo, ho preso questo che è il Tarte Ultra Creamy, che è il loro correttore per pelle secca o pelle matura. Io ho preso il 16, il Fair Light Neutral, il 16N, che credo che sia perfetto per me. Pensate che questo l'avevo preso a New York quando ci sono andata nel 2018, bei tempi, il viaggio più bello della mia vita. E quando Tarte ancora non c'era in Italia, adesso è arrivato e ci sono un sacco di prodottini interessanti. Poi il resto sono degli omaggi e mi hanno dato questa shopper pubblicitaria della marca di profumi Zadig & Voltaire. E questa è molto carina perché c'è scritto Girls Can Do Anything, carino, molto carino. E poi io, sempre come omaggini, mi hanno dato, questo me lo danno sempre, questo qui di Dior, Forever, il 3N, che per me è troppo scuro, però teniamolo magari per l'estate. Io uso il 2N. Poi c'è Diabelle Royale di Guerlain, Lotion Fortifiant à la Gelée Royale, questa è una linea fantastica. E poi mi hanno dato un contorno, occhi, 2 campioncini. Di Estée Lauder Re-Nutriff, beh, Estée Lauder è un grande brand per quanto riguarda anche la skincare, io lo amo molto. E vabbè, questi sono 2 minimi campioncini,
che si usano, credo, una o due volte per bustina. Presumo che non si possa fare molto di più. Mi pare ci sia ancora, ho visto ancora un campioncino, o due, forse due, tre, ullala. Ma quanta roba ha mandato! Capture totale di Dior, addirittura tre campioncini. Questa cos'è? Una crema? Cell Energy? Sì, una crema antirughe, antietà. E questo qui, super siero occhi Capture Total, anche questa è una linea fantastica. Bene, questo no, non vi ho detto forse il prezzo di questo qua, non ve l'ho detto, l'Ultra Creamy, quanto costicchia, quanto costicchia. E questo qua, l'Ultra Creamy è molto caro, sì, perché costa la bellezza di 27,50 euro, sì, è caro, però da quello che mi ricordo io è veramente ottimo. Durata 6 mesi, da quando l'aprite ovviamente, e ecco qua, sono 10 millilitri. Vabbè, comunque vi dura, eh. Correttori non so, credo siano sempre 10 millilitri, va bene. Questo è tutto il bottino, facciamo una carrellata su questo bottino. Beh, direi che come diciamo omaggini, tutto sommato, sono state mediamente generosi, poteva andare peggio. E quindi mi hanno dato, riassumendo, una shopper, campioncino di fondotinta, il campioncino di crema occhi di sieri vari, fore di, ce lo posso fare, di Estée Lauder e di Dior. E poi appunto ho preso il primer sopracciglia, la Fenty Water di Fenty Beauty, la tinta labbra e guance, il correttore di Tarte e la spazzolina di Tangle Teaser. Bene, spero che questo piccolo piccolo mini video vi possa aver fatto passare pochi minuti in leggerezza. E niente, questo è il piccolo haul. Poi, come vi dicevo, ho fatto le sopracciglia e niente, va bene. Se volete vedere come sono venute, andate su Instagram. Ciao amiche e amici, al prossimo video e fate quello che vi fa stare bene.